avviando la costituzione dei gruppi con la nomina dei capigruppo Yolanda Di Staso e Primo Di Nicola, oggi costituiamo dei gruppi che aiuteranno e rafforzeranno la stabilità del governo. Lasciatemi anche fare i complimenti a Vincenzo Spadafora come coordinatore politico e Giuseppe Labbate come responsabile del manifesto politico, ci aiuteranno a sviluppare questo cammino, questo percorso, perché Insieme per il Futuro non è un partito personale, Insieme per il Futuro è un percorso di ascolto del territorio italiano, dei nostri sindaci, un percorso per ascoltare gli amministratori locali, i presidenti delle città metropolitane, delle province, i presidenti delle regioni, persone che risolvono problemi dalla mattina alla sera, e non vogliamo assolutamente costruire proposte populiste o qualunquiste. Noi vogliamo costruire delle proposte con chi amministra il territorio ogni giorno, raccontando la verità, con soluzioni pragmatiche, perché questo significa rispettare i cittadini. Ho visto in queste ore che continua l'odio contro di noi, noi rispondiamo con il sorriso, ce ne facciamo una ragione, andiamo avanti e guardiamo avanti, e sicuramente questo è un progetto che è molto attrattivo. Nelle prossime ore arriveranno altre persone, ci sono tanti sindaci che mi stanno chiamando, ci sono tante associazioni, tante organizzazioni sul territorio che mi stanno chiamando, e più crescerà, più potremo costruire insieme ad altri un progetto alternativo per il Paese, un progetto che ci consenta di trasformare questo Paese in una grande forza, in un grande Paese sempre più innovativo, sempre più ecologico e sempre più a misura di impresa. Se uno lascia il partito nel quale è stato eletto, deve dimettersi dal Parlamento e lasciare il suo posto. Lo ha detto lei, la scissione l'ha fatta anche con tutto quello che lei aveva affermato fino ad oggi? Sì, sì, io ho preso le distanze da un progetto che credo si stia radicalizzando sempre di più, e che pur di inseguire qualche sondaggio ha provato a mettere in discussione anche la sicurezza del governo italiano, ma per quanto mi riguarda tra pochi mesi i cittadini italiani saranno chiamati a votare e decideranno. Grazie. Quindi va bene che lei è un voltagabbana, possiamo dirlo. Diciamo, ministro, non le crea problemi essere considerato e definito un voltagabbana. Ecco, dov'è la macchina lì? Macchina non fa di male.